Sarà una serie, mi auguro, difficile per entrambe le squadre. Spero che sia equilibrata e spero che riusciremo a giocare bene, però certamente è anche una serie che con i due palazzi pieni farà certamente bene alla pallacanestro italiana come immagine, come riprese televisive, come audience, come seguito di tutto il movimento. Sono curioso di giocarle, sono ovviamente come i miei compagni di squadra molto, molto casate perché lavori tutto l'anno per giocare le finali, è ovviamente una sfida molto attesa, quindi siamo gasati e felici dell'opportunità di giocarle. È la finale che tutti aspettavano, le due squadre più forti, più profonde, più talentuose, più ricche. Meglio che il nostro basket abbia da offrire, una contro l'altra, giù il gettone, sono cominciate le finali Scudetto 2021-2022. Arriva anche il primo canestro della partita per Milano. Ancora il pick and roll tra Rodriguez e Hines. Da Dome buttandosi indietro. Come prova a usare i suoi centimetri, gira attorno a Teodosic, evita l'intervento di Samson, rimessa di Teodosic, la prende sotto da Tome, la tocca verso Hines che la butta su Bellinelli, la rimessa a Sala Bianca e a questo punto è Game 7 Match, il primo punto della serie, ribaltando subito il fattore campo, se lo prende l'Olimpia Milano. Siamo stati su ogni pallone, sia in attacco che in difesa, abbiamo preso rimbalzi attacco, insomma direi che l'atteggiamento è stato certamente una cosa molto positiva. Dalla battaglia campale di gara 1, queste due squadre tornano di nuovo sul parquet. Mentre Scienza corre in contropiede, va ad inchiodare. Trova un gran canestro con il contatto di Mennon. Ancora fluido, ancora setoso, come sempre. Rodriguez con il suo classico movimento. Nice, geniale! L'assist di tocco per il taglio di Melli. Da Tome deve forzare. E allora gara 2 è della Virtus Bologna 75-68. Amiche ed amici del Grande Basket, buonasera e benvenuti al Mediolanum Forum di Assago. Davanti a oltre 12.000 anime biancorosse,
giù il gettone, è cominciata gara 3. Il primo possesso è proprio dell'Olimpia, con l'uscita di Shields, il miglior marcatore nella serie per l'Olimpia. Lo cancella Kyle Hines. Rodriguez vede il taglio di Datome, perso dalla difesa. Palla dentro per il capitano dell'Olimpia, che subisce il contatto. Controtempo da Tome, trova un gran canestro. Ma è come sentirsi a casa, la sensazione di tornare a casa, sentirsi bene, quindi è bellissimo tornare a una cornice del genere quando poi il forum tutto pieno non ce n'è, è bellissimo. Cameriere di Shavon Shields. Vuole andare dentro da Melli, tiro buttandosi indietro, il tuffo, trova il canestro Nicolò Melli. Altro tiro difficilissimo, ma ormai non esistono più tiri difficili stasera per Nick Melli. Poi scarico per Baldasso, che è lì per quello, prende, spara, segna. Grant contro Paiola, arriva l'aiuto di Cordinet che gli sfiora anche il pallone. Mentre Melli ancora una volta ubriaca l'avversario. Rodriguez si mette in ritmo da tre. Canestro pazzesco di Sergio Rodriguez. Può essere il canestro che forse chiude gara 3. È una gara 3 che vince l'Olimpia Milano 94-82 per la squadra di Messina. È stata una partita molto intensa. Dobbiamo vincere anche la prossima. Ci tengo a dire che abbiamo avuto un bellissimo pubblico, perché in tutti i momenti difficili ci ha sostenuto, e questa è la cosa, questa è la grande differenza quando giochi in casa, e avere la tua gente che ti sa aiutare quando sbagli delle cose che apparentemente sembrano anche banali, però sentirti spingere così è una cosa che aiuta sicuramente a ritrovare fiducia. Ma è lo stesso Ciaccio che guadagna il rimbalzo offensivo, ci prova con la tripla frontale. Che vuole battere l'avversario, ci riesce in linea di massima. Riesce a trovare lo spazio per appoggiarsi al vetro. Altra palla persa però della Virtus, ancora con un passaggio sbagliato di Hackett. Dall'altra parte Rodriguez per Grant, che si alza e spara. È più 11 Armani Exchange. Hall batte Cenghelia. Corre Shields che arriva fino in fondo. 12-0 per Milano.
Raiola attacca verso il fondo, perde un altro pallone. Mentre Hall dall'altra parte mette la ciliegina sulla torta con un canestro difficilissimo. I think defense is what we've relied on all year, so it's 3-1. You have to win four games to win the series, so we got to be focused, and that's it. You know, focus, keep on going. Let's go, guys, let's go! Let's go. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 7, 8! Il primo possesso è per la squadra avanti 3-1 in questa finale scudetto. Va a vedere l'Olimpia Milano. Ancora dentro Danelli che lascia sul posto Sampson, va a schiacciare. Devon Hall per la tripla frontale. Allarga in angolo da Tome che riceve in secondo, mette a posto i piedi. Abbiamo dato pochissimi punti in contropiede e pochissimi rimbalzi d'attacco, quindi gli altri se li sono guadagnati meritatamente al gioco schierato. Questo dobbiamo fare in modo che non accada. Siamo ancora tutti qua per la sesta volta, dove in gara 3 e gara 4 ha tratto enorme energia e intensità dai propri 12.300 tifosi che anche oggi hanno gremito un forum tutto esaurito. Che vuole attaccare, si appoggia al vetro, 6 punti su 10 dell'Olimpia. Scienza si vola verso il ferro e schiaccia due mani, lucidissimo Nicolò Melle. Dall'altra parte Grant sulla sirena. Ora Rodriguez vede il taglio di Heinz, palla in mezzo a due corpi. Rodriguez che spara la tripla da 11 metri. Molla in penetrazione, vede il taglio sulla linea di fondo di Mellick. Il layup in totale solitudine per il Ciaccio. La festeggia a braccia larghe facendo l'aeroplano. Olimpia Milano che vince gara 6 81-64 ed è campione d'Italia per la 29esima volta nella sua gloriosa storia, e questa è la festa del Forum di Assago. Bello vincere lo scudetto dopo una stagione così, avendo vinto anche la Coppa Italia, meraviglioso. A
mean, what a beautiful feeling, what an amazing crowd, what an amazing championship. So happy for the club, so happy for the team, so happy for the city of Milan to finally have this back where it belongs.